Buongiorno a tutti. Allora diamo inizio alla conferenza stampa dedicata al film Le Mur des Morts di Eugene Green, che accogliamo qua insieme all'attore principale del film, che è Edouard Sulpice. Benvenuti. Abbiamo la fortuna di avere Eugene Green che ci parlerà in italiano, invece Edouard sarà tradotto da Anna Ribotta. Questo film è nella sezione Nuovi Mondi, è un'anteprima italiana, è stato proiettato in alcuni festival nel mondo, tra cui un colombiano e un austriaco, se non vado errata, e è una produzione francese e è stato diffuso sui canali francesi con Arte. E Monsieur Green è un, immagino che non abbia bisogno di grandi presentazioni, cineasta, scrittore, drammaturgo francese, e il suo film in questo caso compie delle scelte molto nette, ci vorrebbero molte ore per svilupparle, per parlarne. Io le farò solo alcune brevi domande e poi passerò la parola al pubblico. E al centro del suo film c'è l'Europa, alla quale mi sembra che lei abbia voluto dedicarsi affinché sia rimessa un po' in luce, che sia rimesso in luce il centro, il cuore, il dramma, la storia di questa Europa. Allora volevo chiederle se lei pensa che questo continente ha una civilizzazione che è in pericolo in questo momento. C'è molto risonanza. Quello che volevo sapere è, avendo lei messo al centro di questo film l'Europa, se pensa che sia un momento in cui la civilizzazione europea è particolarmente in pericolo. Sì, e la prima guerra mondiale era un momento di cambio, di gran cambio della civiltà europea. Per me era l'inizio del suicidio della civiltà, e perché la prima guerra ha fatto nascere la seconda, e poi la divisione dell'Europa in due parti, e poi fino a oggi penso che la guerra che ha luogo attualmente in Europa, in Ucraina, è, si può dire, il risultato anche della prima guerra mondiale. Quindi è un film sopra la morte o la perdita della civiltà europea, e anche confronto al tempo, alla nozione del tempo. Posso parlare anche di questo? O? Volevo parlarne dopo, ma se vuole parlarne ne parli pure. Perché affronta la questione del tempo, perché penso che la crisi della civiltà europea in parte è legata alla nozione del tempo, perché oggi non abbiamo un presente, perché il presente è il tempo, è l'unico tempo che esiste, e nel presente si trovano tutto quel che ha esistito e tutto quel che esisterà. E oggi non viviamo in un mondo virtuale, un mondo che non ha nessuna realtà, e siamo tagliati dal passato, e quindi c'è una angoscia
confronto al futuro, perché si vede che la terra si muore, e quindi tutti questi temi sono presenti nel film. Rispetto al tempo c'è anche molto presente un aspetto generazionale che però viene trattato come se non ci fosse tempo, perché ci sono più generazioni che contemporaneamente comunicano. Si parla della generazione dei giovani, perché i due protagonisti sono giovani. Uno è recitato da Edouard, e uno è vissuto all'inizio del Novecento e l'altro vive attualmente. Perché quello che è morto trovi la luce, e perché quello che vive attualmente trovi un senso alla sua vita, è necessario che si incontrino. E quindi sì, è questo problema della gioventù. Il problema della gioventù, ma anche il problema di tempi molto lontani che si incontrano in uno stesso contesto. Sì, perché è questo il presente dello studente che vive è legato al presente passato del quello che è morto, e per quello che è morto non è come un fantasma che soffre ancora, perché non ha trovato la luce, perché si manca questo rapporto con la generazione che è attuale. Quelli che vivono. Sì, è un film che attraversa la memoria e che fa della memoria un corpo presente. Sì, esatto. Ci sono delle domande? Buongiorno, beh, a questo buongiorno. Punto vorrei chiedere a Edouard come ha affrontato questo tema e il confronto anche con l'altro attore, la questione della gioventù dal suo punto di vista e di confronto con il passato. Grazie. Déjà je vis assez proche de l'endroit où est tourné le film, à Paris. Parce que c'est le Père Lachaise, où il y a ce mur commémoratif, et devant lequel j'étais déjà passé. Donc, c'est quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit. Et après, c'est un film qui travaille sur la mémoire, donc c'était beau pour moi de jouer un fantôme du passé. Et... le scénario a une structure un peu cyclique où on retourne dans le passé pour réparer un peu les choses. Alors c'est quoi, la question, c'est mon rapport au truc. Oui, bah, je trouve que c'est facile d'entretenir un rapport à ça intime, quoi, d'être touché par cette histoire, vu que c'est une histoire de mémoire, d'être en rapport avec les morts. Innanzitutto io a Parigi abito vicino al Père Lachaise, quindi al cimitero di Père Lachaise, quindi avevo già avuto modo di vedere questo muro commemorativo al di fuori del cimitero e di riflettere sui tanti nomi che sono incisi rispetto agli eventi del passato. Ed è senz'altro un film che lavora sul concetto della memoria, e ho apprezzato la possibilità
di interpretare un fantasma in riferimento appunto agli eventi passati e a come questi eventi influiscono sul nostro presente. La sceneggiatura e poi l'andamento del film è assolutamente ciclico rispetto al concetto del tempo e credo che questo rifletta abbastanza anche quello che sono le mie osservazioni sul passato rispetto al presente in cui vivo. E soprattutto aussi le film, c'est pas du tout du fait que je dois me replonger dans ce qu'est la vie d'un soldat de la Première Guerre mondiale pour jouer un soldat, un fantôme de soldat. Mais au contraire, justement, c'est plus direct parce que moi, acteur, Edouard, je dois incarner un rôle à travers un texte. Et finalement, ce rapport à la mémoire et aux morts, il se fait de manière plus directe que le fait d'incarner psychologiquement un personnage. Enfin, c'est les méthodes d'acteur, enfin, c'est pas des méthodes, mais le style de Gene qui permet ça, je pense. E ho apprezzato, mi è particolarmente interessato lavorare in un modo tale che non ho avuto bisogno di rimmergermi nel passato di quello che era la vita all'epoca dell'inizio del Novecento, della Prima Guerra Mondiale, perché il rapporto che ho avuto per calarmi in questo personaggio è stato molto più diretto, cioè sono io, attore Edouard, che ho appreso il mio ruolo attraverso un testo e senza dover fare un lavoro di scavo psicologico per vestire i panni del mio personaggio, e questo ha a che vedere con lo stile di Eugène, che è particolare e che ho molto apprezzato. Sì, io su questo volevo infatti arrivare, perché lo spettatore che guarda il film ha proprio l'impressione di trovarsi davanti a quella persona che sta parlando, e la sua parola e la sua emozione nasce nel momento in cui io lo guardo. Questo è un lavoro, questo risultato, vorrei capire che lavoro c'è dietro, perché è una magia che si viene ad esprimere alla fine. Allora volevo capire come lavorate sulla parola, sul testo, se è possibile descriverlo, non lo so. Io cerco sempre, per me il cinema, il genio del cinema è di filmando cose reali e materiali, di poter fare vedere quel che è nascosto, che non si vede nella vita quotidiana, in queste cose, e negli esseri e nelle cose. E quindi il testo è scritto, non la meta non è di riprodurre la realtà esattamente, ma di fare un testo che sia capace di fare uscire dalla persona dell'attore un'interiorità legata al personaggio che rappresenta. E quindi, come ha detto Edouard, chiedo agli attori di cerco una realtà psicologica, ma semplicemente di dire il testo e di lasciare il testo agire sull'interiorità per fare perché si rendano apparenti le cose nascoste, e con giovani attori funziona molto bene. È più difficile con attori meno giovani, perché loro hanno una tecnica già che
non è, come dire, che è quasi alla posto del quel che ricerco. Per esempio, era più difficile per Françoise Lebrun, che è un gran attrice e che ha fatto il massimo per fare quel che volevo, ma non dà esattamente lo stesso risultato che con Edouard e Shaya. Et surtout l'enfant, il y a un enfant qui joue de manière extraordinaire. Rappelle son nom, pardon. Si, c'est anche il bambino, il ragazzino, che è straordinario. Si, si, lui ha capito parfaitamente, è geniale che fa. Si. Tu veux t'exprimer, oui, oui, justement, c'est très beau de voir que le plus jeune d'entre nous a vraiment compris de manière instinctive et en même temps, je trouve que ce qui est très beau, c'est que justement. C'est pas bien de dire que c'est une méthode ou que c'est quelque chose parce que moi-même j'ai pas compris, enfin si tu veux, la méthode. Je l'applique et j'ai compris le sens de ça, mais je la maîtrise pas. Enfin, comment dire, c'est fait pour qu'on le réinterroge soi. Et donc, l'enfant il joue très très bien dans le film parce que lui il a compris sur quel chemin il devait aller, mais il le fait à sa manière et c'est ça qui est beau. Sì, è stato effettivamente molto bello vedere come il ragazzino, il bambino, per istinto ha colto il senso del lavoro di Eugène, che non si può effettivamente definire un metodo, perché l'idea è proprio quella di metterci in una condizione di interrogarci, di cogliere un senso interrogando noi stessi e immergendoci nella nostra vita interiore. E il ragazzino, per istinto, ha capito in quale direzione doveva andare e poi la strada l'ha trovata da solo. Ma lei, Edouard, pensa che avrebbe fatto lo stesso lavoro se non avesse alle spalle una formazione? L'avrebbe fatto diverso? L'avrebbe fatto? A che cosa ha fatto ricorso nel momento in cui lavorava per Eugène? Anche a degli elementi di tecnica sua imparata o no? C'est quand même. Je suis un acteur de théâtre à l'origine, et donc je me suis constitué en tant qu'acteur dans mon rapport au texte. Donc c'est quelque chose qui. On a travaillé avec Eugène sur le texte, sur le texte. On a fait des lectures pour que je sache qu'est-ce que c'était, ce que tu demandais, qu'est-ce que tu voulais. Et après, oui, ma formation théâtrale, elle est vraiment. Primordial dans ce rapport-là. Après, j'imagine que tout le monde peut jouer dans tes films, et, parce que tout le monde a un rapport à la langue. C'est le propre même de la langue que les êtres humains trouvent leur singularité dans la langue. C'est pas comme les fourmis ou comme les abeilles, quoi. On est capable de se singulariser par la langue. Donc, après, moi, le travail de théâtre, c'est ça, quoi. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles je pense encore aujourd'hui en ayant travaillé avec Eugène quand j'ai affaire à un texte en théâtre ou ailleurs. Enfin, en cinéma, généralement, il faut faire exprès de ne pas avoir de texte. Sì, sicuramente la mia formazione mi ha aiutato, la mia formazione che è prevalentemente di attore teatrale e quindi abituato a confrontarmi con un testo, e ho adottato questa postura che è la mia rispetto al testo che abbiamo lavorato con Eugène. Abbiamo fatto diverse letture, volevo essere sicuro di comprendere non soltanto il testo stesso, ma che cosa desiderava Eugène per poter poi essere e interpretare il personaggio. Quindi indubbiamente la mia formazione teatrale è stata molto importante, ma detto questo sarebbe importante quella di chiunque, anche chi non ha una formazione specifica con il teatro, basta che abbia un rapporto con il linguaggio, che peraltro è l'espressione dell'essere umano e quello che lo distingue da altre specie animali, la possibilità di esprimersi verbalmente è il tratto distintivo dell'uomo rispetto alle api o alle formiche. Quindi indubbiamente questo rapporto con il testo applicato al cinema in questo caso è stato molto utile per me. In generale tutti gli attori
con cui lavoro quando va bene, ma va sempre bene, sono attori che sono sensibili al testo. E, per esempio, l'altra giovane, Shaya Hiria, che fa Arnaud, lui non ha una formazione teatrale, ma lui ha lavorato con me in un lungometraggio in basco, a Tarabi e Michelac. Lui è basco, bascofono, il basco è la sua lingua più o meno materna. E quindi lui ha una sensibilità alla lingua, la lingua è molto importante perché c'è questo rapporto strano con una lingua che non esiste ufficialmente nello Stato. Per questo che anche lui è andato molto bene con il testo, lui tratta il testo come una materia, come qualcosa di materiale. E anche Edouard, la sua formazione teatrale era molto utile, tranne per alcune intonazioni che si imparano nelle scuole di teatro, che sono che non sono naturali, ma che secondo il mito della scuola teatrale è l'intonazione reale, cioè che quando si parla e che c'è una ferma nel discorso, una pausa nel discorso, la voce fa così, ma nella scuola teatrale la voce fa così e rimane nell'aria. Ma altrimenti è vero che la sua tecnica teatrale era molto utile. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école, c'est la protase et l'apodose. Tu as réussi à traduire ça? Si, la protase et l'apodose, à quanto pare. Protase, c'est qu'on ferme une... Non, protase, c'est qu'on monte une phrase, et l'apodose, c'est qu'on la ferme. Et donc, j'ai la appris ça avec... La chiusura de la phrase, piuttosto che chiuderla invece in alto. È oh, questo che insegnano nella scuola. Et c'est notre ami, mince, comment il s'appelle, le directeur de la criée, pardon, j'ai oublié son nom. Renucci. Ah oui. C'est Renucci qui m'a appris ça, et avant ça c'était Bernardi, Michel Bernardi. Bref. Mais ça c'est des mauvaises influences. Ce sont les cattive influences degli insegnanti di arte drammatica. Visto che siamo sulle lingue, sul dettaglio della lingua, c'è sempre la liaison che lei fa fare. Sì. Sempre mi chiedono a proposito delle liaison. Ah, sì. La liaison. E il fatto di, perché in francese dal secolo XIII non si pronunciava più la fine delle parole, tranne quando c'è una vocale all'inizio della parola seguente, si fa la liaison, cioè che sì sì, ma si dice sì, liaison sì. Anche in italiano, eh? Sì. Per esempio si dice les enfants, i bambini, ma direi les enfants allemands, e si senta le s. E io per mio primo film Toutes les nuits volevo aiutare gli attori a trovare un modo di recitare non psicologico, e quindi ho chiesto a loro di fare alcune liaison che non si fanno normalmente, perché ci fosse un piccolo décalage, scarto, sì, fra la lingua quotidiana e la lingua del film.
e poi loro hanno cominciato a fare altre liaison, e siccome io mi piace la coerenza, ho detto in questo caso facciamo tutti, ed è diventato una marca di fabbrica. E mi piace, e generalmente piace anche agli attori. Ecco. Vabbè, ci sono altre domande? Prego. Volevo fare un'altra domanda questa volta a lei, perché leggevo che è già stato qua al Torino Film Festival qualche anno fa con Le Fils de Joseph. Allora mi chiedevo, anche lì si parlava di confronto, di racconti, incontri tra generazioni, qual è la sua esperienza, cosa è cambiato in questi anni, se è un filo rosso che sta continuando a seguire, quello del parlare al passato, di rivolgersi al passato per comprendere meglio il presente attraverso dialoghi di generazione. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, c'è un problema di acustica. Donc est-ce que ça vous intéresse toujours de parler, interpeller le passé pour comprendre le présent, comme vous aviez fait, c'était les thèmes même du Fils de Joseph. Sì, io penso di sì, non si deve vivere nel passato, ma il passato è presente, deve essere presente, è presente anche quando non si vuole vederlo. E quindi, e questo è una questione molto importante oggi, perché soprattutto nella mia generazione, la generazione di 68, hanno fatto una rottura, si può dire, sì, con il passato, ma molto violente, e c'erano cose che sono cose che non erano più vive e che si devono togliere, ma il passato è molto presente. È molto importante, perché il passato sono i radici, e una pianta che non ha radici muore subito, e penso che è un poco un problema oggi, soprattutto che c'è in Ucraina c'è un imperialismo russo che si vede, come c'era 60 anni fa, sì, 70 anni fa, c'erano un imperialismo tedesco che si vedeva, perché si vedeva soldati, si vedeva armi, ma c'è oggi un imperialismo barbaro, per me vuol dire del nuovo mondo fra Canada e Messico, e i barbari sono presenti dappertutto, per internet, per i reti sociali, per in ogni caffè in tutta Europa. Quando si entra in un caffè c'è la musica, e la musica è la musica barbara dappertutto, e le mentalità europee sono state trasformate e barbarizzate, e questa, la barbarizzazione è una rottura con i radici culturali dell'Europa. Quindi è molto importante, penso, secondo me, di ritrovare questi radici che sono ancora vive, ma hanno bisogno di essere rivitalizzate. Sì, ecco, grazie.
Ecco, se era un po' di violenza, ma di violenza che non fa male a nessuno. Grazie tante. Edouard vuole aggiungere qualcosa? Perché... sur le sujet non, oui, je suis d'accord, je ne sais pas quoi dire. C'est déjà beaucoup. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, non potrei aggiungere altro. Se non, non, c'est pour ça que c'est important pour moi en tant qu'acteur de pouvoir faire un film qui est hors des codes qu'on fait d'habitude, parce que je pense que la pression aujourd'hui, même pour les gens de ma génération qui font face à la culture, c'est une pression très forte des industries culturelles qui imposent des codes esthétiques qui, je pense... permettent pas aux gens de se sentir bien, quoi. Enfin, moi, je défends plutôt un cinéma qui aborde les choses autrement. J'aime pas le terme de contemplatif, qui je trouve est tout le temps utilisé pour décrire les films d'auteur, un peu. Mais en tout cas, c'est pas les codes des blockbusters américains, quoi. Voilà. Sono assolutamente d'accordo e devo dire che in quanto attore mi è piaciuta la possibilità di lavorare in qualche modo fuori dai codici che vengono normalmente utilizzati. Noi spesso siamo sottoposti a una pressione che è sempre più forte, che è imposta dall'industria culturale e che impone appunto un modus operandi e un codice estetico particolare che non sempre ci fa sentire molto bene. Invece a me piace un cinema, un tipo di cinema che ha un approccio diverso, lo si definisce con un termine che non amo molto, che è un cinema contemplativo, ma in generale insomma un cinema più autoriale che non soggiace ai codici imposti dal cinema hollywoodiano. Grazie, io vi ringrazio molto Eugène Green di aver deciso di lasciare i barbari e di venire in Europa, sono molto contenta di questo. Grazie a tutti, abbiamo concluso. Buon proseguimento. Grazie.